Signore e signori, buonasera. Buonasera. Gallerie dell'Accademia, precisissime alle 5. Grazie per essere qui con noi. Progetto LUNAM è un'iniziativa nata da un'idea dell'Università di Ca' Foscari, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Ce l'ha presentato Valentina Sapienza, che è qui con noi al tavolo, ed è responsabile del progetto. Naturalmente ha raccolto immediatamente il nostro entusiasmo, l'idea di fare lezioni direttamente in museo ci sembrava un'idea molto, molto importante, e coniuga in qualche modo l'impegno per la didattica, che naturalmente è la parte cruciale dell'attività dell'università, con un impegno che anche deve essere quella del museo, di attività didattica, che è anche, diciamo, un'attività importante del museo. Quindi con Michele Nicolasi, che si occupa dei rapporti con l'università per questo museo, abbiamo subito colto l'importanza di questa iniziativa, che quindi viene abbinata a una lezione fatta direttamente nelle sale del museo, a stretto contatto con le opere. Non c'è niente di più bello di fare lezioni con l'oggetto, diciamo, degli studi proprio così vicino, insieme a, diciamo, delle conferenze che invece si svolgeranno in aula e anche in streaming. Presento rapidamente il professore Stefano Riccioni, che romperà il ghiaccio di questa serie di conferenze. È professore associato di storia dell'arte medievale presso l'Università di Ca' Foscari, viene da studi di storia dell'arte medievale, magistrale all'Università di Firenze, poi diploma di archivistica, paleografia e diplomatica all'Archivio di Stato di Roma, dottore di ricerca in storia dell'arte con una tesi di storia dell'arte medievale all'Università di Roma La Sapienza. Nel 2008 ottiene la license in Medieval Studies alla Pontifical Institute of Medieval Studies di Toronto. È stato borsista in diverse istituzioni italiane e straniere, tra cui l'École Française di Roma, il Pontificio Istituto citato di Toronto, il Getty Foundation di Los Angeles, e ricercatore presso la Scuola Normale Superiore Superiore di Pisa. E svolge ricerca nell'ambito della storia dell'arte medievale, dell'epigrafia medievale nell'area del Mediterraneo e dell'Occidente europeo, focalizzando la sua attenzione all'iconografia e l'iconologia, nonché sulle modalità di produzione e ricerca delle opere e della scrittura. I suoi studi spaziano dalla sottoscrizione d'artista, i rapporti tra scrittura e immagine nei contesti figurativi, l'arte nel bacino del nord Adriatico, l'arte durante la riforma della Chiesa dei secoli XI e XII, l'arte armena, la rappresentazione del mondo animale nelle opere monumentali, ricca bibliografia, una monografia, il mosaico absidale di San Clemente a Roma, exemplum della Chiesa riformata, coautore del primo volume del repertorio Opere firmate nell'arte italiana, Medioevo, Siena e artisti senesi, ha curato i volumi La firma dell'arte, Autorità, autocoscienza, Identità e memoria degli artisti con i professori Fara e Stringa, sempre dell'Università di Ca' Foscari, Discovering the Art of Medieval Caucasus e Animali figurati, teoria e rappresentazione del mondo animale dal Medioevo all'arte moderna. Oggi lui ci parlerà delle firme degli artisti veneziani del 300 nei dipinti delle gallerie dell'Accademia, che è stato oggetto, diciamo, della sua lezione anche per gli studenti nelle nostre sale. Prima di dargli la parola e poi tacermi, vorrei ricordare che il 23 novembre prossimo Valentina Sapienza parlerà dell'Altra Redenzione, donne, sante, eroine nella pittura del Rinascimento veneziano alle gallerie dell'Accademia. Quindi continuate a seguirci e ci ritroveremo in queste sale. Grazie a tutti. Valentina Sapienza. No. Volevi dire una cosa? Ah, su.
Scusate, Valentina Sapienza, che ha ideato, diciamo, questo progetto, voleva fare un saluto. Sì, volevo semplicemente ringraziare davvero moltissimo il direttore Giulio Manierelia e Michele Nicolasi, che hanno accolto con un entusiasmo straordinario questa iniziativa, che purtroppo è stata procrastinata nel tempo a causa delle questioni che tutti noi conosciamo, e anche ringraziare moltissimo i colleghi del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, ma anche del Dipartimento di Studi Umanistici, che hanno aderito anch'essi con grande interesse, mettendo a disposizione appunto il loro tempo per offrire queste conferenze. Aggiungerei soltanto che l'obiettivo, per me molto importante, per tutti noi molto importante di questo progetto, è quello anche di riavvicinare il mondo dell'università e il mondo dei musei in una collaborazione che non sia soltanto legata alla didattica ma anche alla ricerca, perché pensiamo che queste due competenze debbano per forza dialogare per crescere appunto nel sapere e nelle conoscenze. Grazie. Grazie. Funziona così? Sì. Allora, buonasera, anch'io mi associo ai ringraziamenti al direttore Giulio Manierelia, a Michele Nicolaci e ovviamente a Valentina Sapienza e Martina Franche con le quali animiamo questi incontri. Cominciamo subito, anche perché il tema, vi vedo numerosi, ma spero di non annoiarvi troppo, perché si parla di firme, di scritture più che di figure. Quindi vediamo di iniziare. Allora, intanto, cos'è una firma? Cos'è per noi una firma e che cos'era per gli artisti del Medioevo una firma? Ecco, io ho preso un paio di definizioni dall'Enciclopedia della Treccani, quindi firma, il nome e il cognome con cui si sottoscrive un documento, questo lo conosciamo, sottoscrizione autografa viene definita, di un atto che importa riconoscimento del contesto dell'atto stesso. Quindi gli elementi costitutivi, nome e cognome, e altre identificazioni sulla sua identificazione. Lo stesso dal vocabolario online, nome e cognome con cui si sottoscrive un documento per conferma o accettazione del contenuto. Ecco, qui la definizione si amplia all'opera d'arte per attestare e garantire in qualche modo la proprietà artistica. Ecco, concetti che erano del tutto estranei agli artisti medievali. Quest'idea di proprietà artistica, di autografia, accettazione e conferma del contenuto, sono aspetti che verranno declinati in modo completamente diverso. Quindi, per comprendere cosa significhi la firma, che poi in realtà per il Medioevo si parla di sottoscrizione autenticante in termini tecnici più che firma, dobbiamo fare un salto nel tempo. Van Gogh, dicevamo, la firma di oggi. Vincent si firma nei dipinti e anche nei documenti. Vedete, dall'altro, dal punto di vista della autografia, cioè la firma è sempre la stessa, si può riconoscere la scrittura dell'artista, facendo tra l'altro anche una perizia grafica, che è quella che dà l'autenticità, in questo caso la lettera, una delle lettere che Van Gogh scrisse a Theo, e in questi altri casi in alcuni dei suoi dipinti. La firma del documento medievale, ecco, qui ho messo due esempi, il signum tabellionis e le sottoscrizioni. Il signum tabellionis è il segno identificativo del notaio, del tabellione, ai quali si associano normalmente le sottoscrizioni dei partecipanti all'atto. In questo caso sì, possiamo parlare di una firma che è autentica il documento. Come autenticano il documento queste firme? Qui vedete le sottoscrizioni dei cardinali, questo è un privilegio di Eugenio III. Eugenio III vive tra il 1080 e il 1153, quindi siamo attorno qui alla metà del XII secolo. Vedete la complessità di questo documento, che è tema tra l'altro della diplomatica e non degli argomenti che affronteremo oggi. Però qui abbiamo appunto la presenza delle sottoscrizioni, oltre a quella appunto del Papa con il monogramma Benevalete, che vedremo più avanti. Una delle caratteristiche del Medioevo è quello
di sintetizzare in una icona, cioè in un'immagine, anche il testo scritto. E questo verrà utilizzato anche da alcuni artisti, tra l'altro fino a Dürer. Una firma, qui siamo a San Pietro in Valle, siamo in Umbria, cultura cosiddetta longobarda. Abbiamo un'iscrizione che io qui vi ho riportato tradotta, di questo Ilderico da Gileopa, qui mi sono perso una L, che in onore a San Pietro e per amore di San Leone e San Gregorio, per la salvezza dell'Umbria, ha fatto fare questa, che è una lastra di un altare, sostanzialmente, il lato probabilmente frontale dell'altare, ma la firma vera e propria dell'artista, diciamo così, che dovrebbe essere questo personaggio, eccola qui, è Ursus Magester Fecit. Ursus e poi qui sotto Magester Fecit. Qui io metto questi tratti obliqui perché al passaggio delle pagine si inserisce tradizionalmente nelle trascrizioni questa indicazione. Trattandosi quindi questa anche di una lezione, mi permetto di essere un pochino, come dire, professorale e pertanto noioso, quantomeno spero di no. Allora, questo Ursus, quindi, molto si è dibattuto. Si autorappresenta, è lui, cioè Ursus è questo personaggio qui con questa strana capigliatura, sembra avere un cerchietto. Per alcuni sì, perché vedete qui in mano ha questa sorta di stilo che potrebbe essere uno scalpello, quindi uno strumento per poter eseguire l'opera. Uno dei temi che sono stati largamente dibattuti, affrontati nella storia dell'arte, soprattutto del Medioevo, è che fosse un'arte anonima, un'arte rozza e pertanto priva di autori, priva di nomi, priva di personaggi. Ecco, qui già vediamo che nell'VIII secolo non è così. La storia, in realtà, se osserviamo tra le pieghe di quelli che sono i documenti che ci vengono offerti da queste testimonianze, appunto, vediamo che in realtà la storia dell'arte medievale non è affatto un'arte anonima. Anzi, le sottoscrizioni sono molte di più di quanto in realtà non si possa immaginare. Questa è un'opera famosissima, l'altare di Sant'Ambrogio a Milano. È un'opera ricchissima, datata appunto tra il 24 e il 59, tra il 25 e il 60, insomma, dispute accademiche che in questa sede ci interessano poco, però è un altare, un'opera d'oro, una cassa di legno rivestita d'oro e di pietre preziose. Questa è la fronte anteriore, quella vista, quella esposta a un ampio pubblico, e che contiene le storie di Cristo. Nel lato posteriore, nella fronte posteriore, invece, vedete, già la lavorazione cambia, è una lavorazione in argento e oro, anch'essa comunque costellata da pietre preziose, con al centro questi due ante, questo sportello di fatto, e lo possiamo vedere appunto da questi anelli che servivano per aprire, e osservare al suo interno le reliquie di Ambrogio, Gervasio e Protasio, che erano custodite nella chiesa, in particolare ovviamente di Ambrogio al quale l'altare era dedicato, e il lato posteriore narrava infatti le storie di Ambrogio. Ora, su questo sportello, da dove appunto si potevano osservare le reliquie, troviamo questa scena. Uno è Ambrogio che incorona Gilberto, il santo, vedete che incorona Gilberto, è il vescovo, il committente dell'opera, vedete, ha l'altare in mano, sta offrendo, è proprio la riproduzione in miniatura dell'altare, lo sta offrendo a Ambrogio. E Angilbertus Dominus è l'iscrizione che lo accompagna. Sull'altro sportello, invece, Ambrogio sta incoronando Volvinus con la W, dispute di filologi, ma che vi riporto appunto così per vostra conoscenza. Ma
Magister, Magister, Faber. Allora, intanto qui questo artista si rappresenta, si autorappresenta sull'opera che ha realizzato, si rappresenta come maestro, come magister, Faber, cioè colui il quale ha fatto quest'opera. L'argomento è ricchissimo. È ricchissimo perché investe anche una dimensione, diciamo, sacra della creazione. Il fare avvicina, questo maestro a Dio, che è creatore. E lui però si presenta, vedete, inchinandosi, prostrandosi di fronte a Sant'Ambrogio, che invece è eretto, in una posizione che echeggia in qualche modo, coloro i quali dovevano e potevano andare ad osservare le reliquie, che non erano però visibili a tutti. Questo è l'altare posteriore, il lato posteriore dell'altare. Quindi le reliquie potevano essere osservate soltanto da chi aveva accesso alla zona del coro, quindi i chierici, i preti sostanzialmente, che anche essi si devono chinare per aprire lo sportellino e guardare le reliquie. Così come Volvino si piega in atto di contrizione per idealmente osservare Ambrogio che lo sta incoronando. Fino ad oggi questa firma è stata ritenuta una delle più interessanti ed è stata ritenuta come firma, cioè l'autenticazione dell'opera di Volvino. In realtà, recenti studi sia di Pedoletti che di Foletti ci hanno dato un'altra lettura, e cioè l'altare di Sant'Ambrogio sarebbe una sorta di arca dell'alleanza. Arca dell'alleanza portata quindi in processione. E questa trasposizione simbolica dell'altare come arca dell'alleanza propone di leggere l'immagine di Volvino come riferimento al suo artefice. L'arca dell'Alleanza nell'Esodo è realizzata da Bezalel. Il Signore parlò a Mosè e gli disse: "Vedi, ho chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello Spirito di Dio perché abbia saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro, per ideare progetti da realizzare in oro, argento e bronzo, per intagliare le pietre da incastonare, per scolpire il legno ed eseguire ogni sorta di lavoro." Ecco che a questo punto Volvino non è più solo Volvino, ma è Bezalel. Committente artigiano, il committente è Dio dell'arca, e Bezalel è l'artigiano. A questo punto Angilberto, dall'altra parte, ha il ruolo del committente, che in qualche maniera echeggia il ruolo di Dio, che commissiona ad Ambrogio il lavoro. Ed infatti l'Esodo, sempre proseguendo, questo è il punto 31.6, ci dice: "Ed ecco, gli ho dato a Bezalel per compagno Oholiab, figlio di Achisamac, della tribù di Dan. Inoltre, nel cuore di ogni artista ho infuso saggezza perché possano eseguire quanto ti ho comandato." Ecco che a questo punto la coppia Bezalel e Oholiab sarebbe echeggiata nella coppia Angilberto Volvino. E quindi non è solo Volvino il creatore, artefice dell'arca, altare di Milano, ma anche lo stesso Angilberto, che offre quindi l'oggetto concluso, terminato ad Ambrogio, e assumerebbe in questo caso quindi il ruolo di saggio, di eruditus del Vecchio Testamento. Vedete come quindi le firme in realtà nascondono argomenti ben più ricchi di quanto possa sembrare soltanto leggendo e guardando queste immagini. Un altro esempio, questo molto più semplice, a San Lorenzo fuori le mura, a Roma, questa è una pittura staccata che rappresenta la Vergine in trono con bambino e l'arcangelo, qui sotto i piedi della Vergine in parte rovinata.
Ego Crescentius in Felix Pictor, la dimensione tutta devozionale dell'artista medievale che firma, che sottoscrive l'opera, ma si mette sotto i piedi, quasi voler vedere idealmente la figura inginocchiata sotto i piedi della Vergine, e come tale, come atto di contrizione, si sottoscrive come in Felix Pictor. Simile alla sottoscrizione di questi artisti della tavola del Giudizio Universale, siamo sempre a Roma, questa si trova alla Pinacoteca Vaticana, però in questo caso gli artisti Nicola e Giovanni, pittores anche loro, surgunt, risorgono allo squillo delle trombe, dalla polvere della terra. Ed ecco che infatti l'iscrizione si trova qui. Questa è la scena questo è il giudizio universale, il giudizio finale, e le figure che vengono, diciamo, i brandelli dei corpi che vengono rigettati dai pesci, come anche dalle fiere, quelli morti e che vengono rigettati, risorgono così come al suono delle trombe, qui sotto, degli angeli, risorgono i defunti. In questo caso poi è rappresentato solo l'inferno, e qui ecco appunto di nuovo i defunti che risorgono. Ecco che quindi nell'apporre questa sottoscrizione Nicola e Giovanni si identificano come peccatori che risorgono e che ambiscono non all'inferno ovviamente, ma al paradiso. Un atto, comunque, anche in questo caso, fortemente devozionale. Di nuovo, qui siamo ancora in quel periodo chiamato romanico, a Autun-Saint-Lazare in Francia, Gislebertus, nel giudizio finale, anche in questo caso è il portale di accesso alla chiesa, portale che serviva da monito a chi entrava nell'edificio, a seguire i dettami dei buoni comportamenti secondo la religione cristiana. In una iconografia e in una narrazione terribile, perché qui ci sono demoni che staccano la testa ai poveri risorti che vengono presi da queste mani a tenaglia di questo mostro, demoni che si combattono per poter ottenere, combattono con gli angeli per poter ottenere le anime. Questa è la risurrezione delle anime. Su questo lato sinistro qui c'è il paradiso, sull'altro invece l'inferno. Al centro Gislebertus hoc fecit. Ma chi è Gislebertus? Probabilmente non l'artista, lo scultore che materialmente ha realizzato l'opera, ma colui che l'ha ideata. Questa è perlomeno un'ipotesi di Kessler che mi sembra del tutto plausibile. L'aspetto interessante è che lui si scrive esattamente sotto i piedi di Cristo, del Cristo giudice, vedete? Così come il Crescenzio in Felix Pictor si era fatto scrivere sotto i piedi della Vergine. Quindi di nuovo un atto di devozione che ovviamente non nasconde in fondo anche un certo orgoglio per aver concepito quest'opera. Torniamo in Italia, nel Duomo di Modena, la celeberrima firma di Wilighelmo, che all'interno di un meccanismo narrativo dove descrive la datazione dell'opera, secondo una formula tutta medievale, quando i gemelli, la costellazione dei gemelli, sono trionfanti, cioè sono alti nel cielo, e il Cancro inizia la salita del suo corso, perché arriva nel movimento delle stelle dal basso, il 5 dell'Idi di giugno, cioè il 9, per i tempi del mese dell'anno 1100 meno 1, quindi 1099 dell'incarnazione di Dio, questa casa dell'illustre Geminiano è fondata. Questo appunto segna la data di fondazione di San Geminiano a Modena. Più piccolo, eccola qui, questa è la sottoscrizione di Wilighelmo. E lui dice: quanto tu sia degno di onore tra gli scultori, lo risplende la tua scultura, Wilighelmo. Si scrive più piccolo, si mette qui sotto, però
è sempre sulla lastra che indica l'opera intera, in questo caso siamo nella realizzazione della facciata, molto probabilmente, anche se sappiamo che l'architetto dell'opera fu Lanfranco, che infatti si fa scrivere, la sua memoria la troviamo sull'abside, cioè sulla parte opposta della chiesa. Di nuovo un architetto, Mazzulo o Mazzulone, a Pomposa, qui è più vicino, sull'atrio. Questa iscrizione è interessante per l'uso del linguaggio. Lui dice: Misertus sit tibi do omnipotens dominibus, cioè Mazzulo prega, implora tutti voi affinché preghiate per me e diciate: Signore onnipotente, abbia misericordia di te, che di fatto è echeggia il Vangelo di Marco. La facciata del Duomo di Pisa, anch'essa famosissima, nella ricostruzione più tarda del lavoro appunto della facciata che la Chiesa si avvia nel 1063, consacrata nel 1118, ma poi la facciata con le iscrizioni la Chiesa viene prolungata e la facciata verrà consacrata nel 1135 e murata in facciata la tomba di Buscheto. Vedete, intanto è un lavoro di reimpiego perché questo è un antico sarcofago romano nella parte sottostante, dove sopra si scrive l'elogio di Buscheto. Ciò che a stento i giochi congiunti di 1000 buoi potrebbero muovere e quel che a stento la barca riuscì a trasportare per mare a un cenno di Buscheto, Buschetinisu, cosa mirabile a vedersi, una schiera di 10 fanciulle lo sollevava. Quindi anche 10 fanciulle, quindi non particolarmente muscolose, forti, potevano muovere quello che a stento i 1000 buoi potevano spostare. Che cosa si esalta? Si esalta la grande capacità di Buscheto di costruire delle macchine che consentivano quindi di edificare questi edifici. Ma non solo, poi nella parte superiore del timpano di questo assemblaggio funerario, chiamiamolo così, si ripete la capacità di Buscheto. Qui giace Buscheto che per la natura del suo ingegno si dice abbia vinto il condottiero Dulichio. C'è poi un chiaro riferimento alla cultura classica. Più avanti il labirinto era una casa buia ed era o Dedalo la tua lode, invece i suoi splendidi templi esaltano Buscheto. C'è un confronto addirittura con Dedalo, l'autore del labirinto, che va tutto a favore di Buscheto. Ora si può dire non è una firma, perché chiaramente non è Buscheto che scrive per se stesso, ma funziona comunque come testo di elogio dell'artista che si di fatto prevede per se stesso questa scultura da mettere in facciata. Questa tomba, questa sepoltura da mettere in facciata, che verrà poi spostata dalla facciata precedente. E quindi sì, in questo caso funziona come sottoscrizione, ma sottoscrizione tra l'altro che ha una complessità da un punto di vista testuale estremamente ricca e piena di riferimenti. Tant'è vero che appunto è ripetuta in due casi, appunto, sia nella parte sottostante al timpano, nella lastra, in questa tabula in realtà riscritta del sarcofago medievale, e ripetuta qui nella zona superiore, che nel testo, che è un epitaffio, che si trova nel timpano. Più tradizionale come firma, quella di Benedetto Antela, nella deposizione anno millenio centeno septuageno ottavo, eccetera. Patravit, che appunto indica la conclusione dell'opera stessa. È un'opera che probabilmente doveva interessare ben più di questa lastra sulla quale ancora discutiamo, se si tratti di appunto di un paliotto d'altare piuttosto che di una recinzione. Più
Più avanti negli anni, 1335, è curiosa e interessante questa firma di Vitale da Bologna. Vitale da Bologna è un pittore estremamente interessante. Due volte si firma con questo monogramma. Abbiamo accennato all'inizio proprio al monogramma. Ecco, vedete, questo monogramma sciolto in questo modo riproduce esattamente Vitalis. Vitalis. LIS, questa S e questa terminale qui sopra. La scomposizione grafica del monogramma quindi restituisce il nome dell'artista, il quale gioca anche con l'immagine, perché Vitale cosiddetto Vitale da Bologna, in realtà il suo nome era Vitale degli Equi e quindi si fa scrivere sulla coscia, sul sedere di fatto del cavallo, dell'equus. Quindi collegamento, se vogliamo, all'immagine che è un chiaro riferimento al nome dell'artista. Siamo nel 300, adesso torniamo un passo indietro per vedere questi esempi che sono estremamente interessanti degli orafi senesi. In questo caso questo calice riguarda di Guccio di Mannaia fu realizzato per Nicola IV alla Basilica San Francesco ad Assisi. Guccio che usa qui degli smalti di tipo francese e anche rinnova completamente la forma del calice, apponendo la firma qui su questo rocchetto che collega il piede al fusto, e nella parte superiore mette invece il nome del committente. Quindi nella parte superiore Nicolaus Papa Quartus, Nicola IV il Papa, e nella parte frontale, diciamo, Guccius Mannaia de Senis fecit. Ecco, questa sottoscrizione è estremamente, diciamo, interessante perché apre un ciclo, sia da un punto di vista grafico, perché la scrittura impiegata è una minuscola gotica che tra l'altro Guccio prende dalla miniatura coeva, della miniatura senese. Qui Nicolò di Serzozzo firma anche lui in questa striscia, vedete, col fondo dorato, caratteri rossi, ma questa è la Divina Commedia, per un confronto con le lettere, con i capi lettera, badate bene, non con il testo, perché i capi lettera utilizzano ancora questa minuscola gotica rotondeggiante che fa largo uso di chiusure delle lettere con filetti che hanno queste terminazioni pomellate. Di nuovo, più tardi queste iscrizioni, che però nelle pagine, come dire, incipitarie, utilizzano una scrittura ornata, dorata, su fondo blu, che è molto vicina all'esecuzione degli orafi, che diventerà appunto poi una pratica, largamente utilizzata. Qui abbiamo Giacomo di Guerrino, ma non. Sono circa 60 le opere degli orafi senesi che sottoscrivono tutti sostanzialmente con le stesse formule e nelle stesse posizioni. Ancora Giacomo di Guerrino, vedete questa scrittura, Hic est caput sante felicitatis martyris, e poi sotto Jacobus Guerrini de Senis fecit. Cosa ci dicono queste scritture? Ci dicono che gli orafi, per esempio a Siena, erano sicuramente alfabetizzati. Il breve dell'arte degli orafi senesi del 1361, in alcune parti, come questi capitoli che vi metto, mostrano chiaramente che scrivevano, scritti per nome e per soprannome in carta di pecora, uno per polizza, qui quando fanno le elezioni, oppure di questa si debba aprire carta pubblica o scritta di loro mano. Quindi questa pratica alla scrittura era sicuramente largamente adottata dagli orafi senesi, che quindi in qualche modo cristallizzano una formula di sottoscrizione che è composta sostanzialmente da questi elementi: il nome del maestro, il patronimico, la provenienza, il predicato, nel caso in cui appunto fecit, quest'opera corpus fecit, oppure poi ci può essere o l'oggetto realizzato o il pronome dimostrativo, quindi hoc, come pure iste calicem, per esempio. Pronome personale, nel caso ci sia un'opera parlante, spesso sono le opere che parlano in prima persona, me fecit, mi ha fatto.
come elementi non necessari la datazione e l'epiteto magister, sculptor, eccetera. A questa formula che viene, che si cristallizza, Giotto anche qui rinnova completamente. Giotto non firma così. Giotto firma opus più genitivo, opus iocti fiorentini. Questa è una caratteristica abbastanza curiosa e interessante, perché di fatto l'unico nel 300 che adotta questa firma, qui siamo le stime di San Francesco, questo è il polittico che si trova nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, che rappresenta la Madonna con bambini e santi. Di nuovo vedete opus magistri iocti de Florentia, in realtà usa la provenienza e l'epiteto, però è una formula che non contiene hoc opus fecit o me fecit. Perché? Secondo l'ipotesi di Monica Donato, che tra l'altro si è occupata moltissimo delle opere, delle firme, è stato uno dei progetti più importanti della sua attività e della sua carriera, anche se non l'unico, dicevamo, la Donato ha ipotizzato che in un soggiorno romano Giotto possa aver visto i Dioscuri di Montecavallo, i quali sotto avevano queste didascalie, ma non erano le firme, erano semplicemente didascalie che indicavano l'opera di Fidia e l'opera di Prassitele, cioè degli artisti che avevano realizzato i Dioscuri. Fraintendendo quindi le didascalie, o volendo forse imitarle a diverso fine, cioè quello di firmare lui stesso, o interpretandole come firme, Giotto avrebbe quindi adottato questa formula. Verrà poco seguito anche tra i suoi allievi. Qui abbiamo Neri da Rimini, tra l'altro, un foglio di antifoniario che si trova nella Fondazione Cini. Vedete queste piccole figure, eccole qui: Opus Neri Miniatoris de Arimino 1300. In questo foglio, Neri di Rimini si firma. Lo seguirà Giovanni Pisano in quest'opera della Cappella degli Scrovegni, Deo Gratias, di nuovo un'invocazione a Dio, però Opus Ioanni Magistri Nicoli de Pisis, qui solo la parte centrale. Ma lo seguiranno soprattutto gli artisti del Rinascimento, probabilmente ritenendo opus genitivo una formula antica, o forse volendosi rifare a Giotto. Comunque Ghiberti usa questa formula nel mantello qui del Giovanni Battista, e soprattutto la usa nella porta nord del Battistero di Firenze, realizzato dal 403-424, dove firma Opus Laurenzi Florentini. Ecco che quindi Giotto in realtà è un novatore anche per quanto riguarda il tema delle firme. Dicevamo autocoscienza, devozione nelle firme degli artisti. Questo è ben evidente nella Maestà di Siena, di Duccio, dove Mater Xanta Deisis causa senis requiei, sis Duccio vita te quia pinxittita. Che è un'invocazione che tra l'altro non intona Duccio. Questo è un verso leonino, l'adattamento dell'esame troclassico alla metrica medievale. Dicevamo, questo verso non è di Duccio, non è recitato da Duccio, ma dai personaggi che sono i protettori di Siena e che circondano, che però non ho messo, che circondano comunque la maestà, che sono, uno se ne vede qui appunto inginocchiato, i santi che sono Sant'Anzano, San Savino, San Crescenzo e San Vittore, i santi patroni, che quindi riconoscono la grande capacità di Duccio, te quia pinxittita, perché ti ha dipinto così, ti ha dipinto la Madonna in questo modo. Chiaramente è un atto di devozione, ma anche un atto di profondo orgoglio. Duccio è assolutamente consapevole di aver realizzato un capolavoro e come tale si firma. Diverso la firma devozionale, ma nascosta, di questo probabilmente Iafarino, perché in realtà questa è una firma anonima. Nel verso, infatti, qui sotto, vedete, nel puntale,
Vos qui me videtis rogate Deum pro eo qui me fecit. Non c'è il nome, questa è una firma no, anonima. Cioè, voi che mi guardate, pregate Dio per colui che mi ha fatto. È una firma parlante, diciamo, l'opera parla in prima persona, però non riporta il nome, riporta la datazione. Attenzione che questa parte qui sotto, dove è scritta la sottoscrizione, non era visibile perché questo è il puntale che veniva inserito nell'asta di legno o di ferro e quindi andava totalmente a scomparsa. Anche questa è una scrittura, diciamo, una firma nascosta, questo Gotofridus Mefecit, anche questa è un'opera parlante, che è sul capitello della chiesa di Saint-Pierre-Léaud a Chauvigny, però è talmente in alto che solamente una foto presa appunto più o meno alla stessa altezza con un trabattello rivela l'iscrizione, ma dal basso questa firma non si vede. Spesso l'errore che facciamo è quello di osservare le opere con gli strumenti che abbiamo. Adesso si possono vedere delle cose che al tempo non erano più visibili. Abbiamo i droni, abbiamo tanti marchingegni che ci facilitano. Però in realtà, soprattutto per quanto riguarda il Medioevo, bisogna sempre calare l'opera all'interno del suo contesto fisico, spaziale, che è poi quello che dà il significato e la possibilità di vivere quest'opera e per le emozioni che essa, per esempio, produce sull'osservatore. Segna di Bonaventura, a proposito di firme, criptofirme, chiamiamole così, firma si scrive sulla spada di San Paolo. Segna Mefecit. Ma chi la vedeva questa firma? Lo stesso fa Pietro Lorenzetti nel Polittico Tarlati, siamo nel 1320. Petrus Mefecit nella firma. Qui possiamo effettivamente pensare che sia stato proprio Pietro ad incidere sulla spada di Santa Reparata, che fu appunto uccisa, decapitata. Perché, tra l'altro, la firma sull'opera c'era. La firma ufficiale è questa: Petrus Laurentii hanc pinxit dextra senensis. E di nuovo, firme nascoste, questo testo scritto, trovato solo per caso, perché nel bombardamento del 1944 il crocifisso realizzato qui da Lando di Pietro viene fortemente danneggiato e quindi emergono queste pergamene che Lando aveva scritto. Ed è appunto un'invocazione a Dio, che li faccia salvi e guardali dalle mani del nemico di Dio. Guarda, salvi Lando e tutta la sua famiglia. Questo appunto per dimostrare aspetti devozionali, ma anche la capacità di scrivere. Ambrogio Lorenzetti scrive di sua mano, scritto per mano di Maestro Ambrogio, il Testamento, insieme a Monna Simona, sua moglie, nel 1348, poco prima di morire. Ambrogio che firma appunto il buon governo, Ambrosius Laurentii de senis me pixit. E veniamo ai veneziani. Anche i pittori veneziani come gli orafi, tra l'altro il capitolare dell'arte dei pittori veneziani del 1271, anche loro sanno scrivere, abbiamo ragione di pensare che siano pienamente alfabetizzati e queste espressioni che ho preso appunto da un paio di capitoli del capitolo dell'arte dei pittori. Nelle gallerie dell'Accademia abbiamo queste opere, alcune di quelle appunto che abbiamo visto con i ragazzi stamattina, altre ve le mostro qui, in particolare Lorenzo, perché Lorenzo Veneziano offre tantissimi spunti, non soltanto dal punto di vista del rinnovamento, chiamiamo così, della pittura lagunare, che si svincola, che comincia a svincolarsi dalla dimensione bizantina, per assumere pienamente una dimensione, diciamo, internazionale, padana, ma anche presente sull'altra costa dell'Adriatico, in Istria, in Dalmazia, su quella che è attualmente la Croazia. Politico Lion, che
tutti conoscerete, reca qui su queste due tabelle, purtroppo ormai molto rovinate, molto poco leggibili, le aveva lette il Cicogna nell'Ottocento, ma anche lui abbastanza con molta difficoltà. Un'opera che è stata rimaneggiata notevolmente qui. Dopo la distruzione della chiesa di Sant'Antonio Abate a Castello nel 1810 per le soppressioni napoleoniche, la chiesa fu poi trasportata alla galleria. Però vedete, per esempio, già questo Dio Padre non è ovviamente un'opera di Lorenzo Veneziano, attribuita probabilmente a Benedetto Diana, ma comunque un'opera, come dire, rinascimentale. Come anche alcuni di questi santi che si trovano nelle architetture del Polittico, che sono chiaramente dei rifacimenti e le stesse iscrizioni. Questa è la sottoscrizione, purtroppo probabilmente riscritta, danneggiata. Cicogna ci parla di lettere quasi quasi aranciate, ma in realtà adesso molto si è perso. Questa è una foto in bianco e nero che ci consente di leggere meglio questo testo, che restituisco qui con le due diciamo, varianti, una dettata da Cicogna e l'altra dalla Guarnieri, in una pubblicazione recente su Lorenzo, che restituiscono un testo estremamente articolato. Si tratta appunto di un testo che si trova nella predella. E restituisce una serie di dati estremamente interessanti. L'anno 1357, anche se poi vedremo, c'è un altro aspetto che precisa la cronologia di quest'opera, il nome del pittore che è Lorenzo, appunto, veneziano, e quello dell'intagliatore, questo Zaninum Sculptorem, quindi colui il quale ha realizzato l'intelaiatura della pala intera. Il fondatore della chiesa dove era conservata l'opera, cioè Giotto degli Abati, che era un nobile fiorentino, che ottenne da Niccolò Morosini la facoltà nel 1346 di far costruire la chiesa e l'ospedale di Sant'Antonio Abate. E poi il committente dell'opera, Domenico Lion, che era membro del Senato Veneto, figlio di Niccolò, procuratore di San Marco e facoltoso committente, che partecipò anche alle spese di edificazione della chiesa di Sant'Antonio, dove il Polittico si trovava. Ecco, quindi la firma, sottoscrizione, chiaramente ci dà una serie di indicazioni che sono a questo punto pienamente documentarie, ma non soltanto il nome dell'artista, ma una serie di informazioni che riguardano appunto la storia, se vogliamo, stessa del dipinto. Interessante il termine tabella, ec tabella, che ovviamente non si riferisce alle due tabule qui, ma è il termine medievale per indicare il Polittico. Dicevamo, la datazione 1347, ma anche 1359, perché sul piedistallo della Vergine ancora si legge questo 57 o solo, scusate, 9 o solo 59. Proprio oggi siamo tornati a vederlo e effettivamente rimane più che al 59, però è tutto quello che possiamo vedere, e qui delle analisi più approfondite su eventuali rifacimenti, ripensamenti, potrebbero dirci di più su quest'opera stessa. È plausibile che la firma sul piedistallo iniziasse con l'anno, è plausibile che la firma si ponesse sul piedistallo. Abbiamo visto che gli artisti si firmano sempre più frequentemente in prossimità della figura più importante, del Cristo, della Vergine, e quindi è plausibile, pensate a Duccio, però è curioso che non sia rimasto più niente. Sposalizio mistico di Santa Caterina, anch'esso qui alle Gallerie dell'Accademia. È interessante perché questa è l'unica opera in cui Lorenzo si firma in volgare. Vedete, 1358,
De Fevraro Fofata sta ancora per man de Lorenzo Pentor in Venezia, tra l'altro con dei dialettismi come la X, appunto tipica della scrittura volgare, eccolo qui. E la scrittura che usa Lorenzo è sempre una minuscola gotica anche molto curata, sebbene poi nell'impaginazione vedete questo questa De Lorenzo per la man, eccolo qui, con le abbreviazioni, e sta ancora qui, non gli ritorno, dimentica, scrive sa e poi la T la mette sopra, e la T e la A, tra l'altro, sta ancora con questo AN che è una fusione, in termini tecnici si chiama nesso, cioè la fusione di due lettere in una lettera soltanto, quindi il corpo della A, vedete qui, si fonde col corpo della N, quindi diventa ancona. Anche questo è un termine diremo dialettale, ma di chiara derivazione greca, perché ancona sta per eikon, icona, immagine, quindi questa immagine è stata fatta per la man di Lorenzo. Su questo termine della man, della mano, per manus, è una tradizione che attraversa tutto il Medioevo e direi anche l'antichità, perché esisteva un topos, cioè una figura retorica che parlava della dotta mano dell'artista, di questa mano capace di dipingere o di scrivere. Non saprei dire però se effettivamente qui Lorenzo volesse rifarsi a questo topos, perché appunto non parla di dotta mano, ma soltanto della mano del pittore di Venezia. È stato ipotizzato che questa firma sia stata realizzata in volgare perché l'opera è destinata a un mercato, diciamo così, estero, tra virgolette, non veneziano, ipotesi che mi sembra abbastanza fragile per due motivi. Sostanzialmente perché in quegli anni il latino era certamente una lingua molto più internazionale del dialetto veneziano, del volgare, se doveva andare fuori da Venezia. E poi perché in realtà la formula Pentor in Venezia, che è uno degli altri motivi per cui viene addotta l'ipotesi che questa tavola fosse rivolta a un mercato non veneziano, cioè il fatto che Lorenzo fosse di Venezia, non tiene, perché sulle 8 firme, se non sbaglio 4, tra l'altro 4 destinate a Venezia, Lorenzo si firma come pittore veneziano, quindi non è un'ipotesi che funziona. È interessante però la indicazione della provenienza, perché evidentemente frutto anche di un orgoglio, come dire, un'autocoscienza dell'artista legata al luogo di provenienza, cioè alla città di Venezia. Vedete qui infatti nella questa Madonna col Bambino dei Musei Civici, qui siamo a Padova, Laurentius de Venecis Pinxit, di nuovo la formula con anno e datazione. Questo è il Polittico Prodi che sta a Vicenza, molto frammentaria la firma, ricostruita, eccola qui, 1366, poi Mensa Decembris Laurentius Pinxit, è tutto ricostruita perché abbiamo solo tempore. Questo è Barbarano e Magrini che videro appunto qualcosa poi in realtà integrando questa parte del testo. L'incoronazione della Vergine che si trova a Tours invece è priva di firma attualmente, ma è stata riportata da Carrati e da Crespi, e ripresa quindi dalla Guarnieri. Di nuovo, Opus Pictum Manu, questo topus appunto della mano di Lorenzo di Venezia, che in questo caso Lorenzo veneziano. Quindi come vedete l'ipotesi che potesse essere il toponimo rivolto, scritto per un mercato straniero, è abbastanza debole. E la Traditio Clarium che si trova al Correr qui a Venezia, Laurentius Pinxit, in latino ancora una volta, ma senza il toponimo. Questo è il dettaglio della firma. E poi l'ultima opera, che è qui alla Galleria dell'Accademia,
Sotto, vedete sotto, come da tradizione, il trono della Vergine annunciata esattamente in asse con la figura. E chiaramente un'operazione anche in questo caso che possiamo far rientrare nella pratica devozionale dell'artista, alla quale evidentemente anche il nostro Lorenzo soggiace. Pietro e Marco sono due tavole che si trovano sempre qui alla Galleria dell'Accademia. Orfane, diciamo così, della tavola centrale, che è quella che è la Resurrezione di Cristo, che si trova a Milano al Museo del Castello Sforzesco, e che recano curiosamente la firma non sul pannello centrale, ma sui pannelli laterali, cioè sulle due figure di San Pietro e di San Marco. 1371, nel mese di novembre, Lorenzo dipinse quest'opera. Ecco, in un gioco di rimandi tra la scrittura, la narrazione e l'immagine che doveva trovarsi al centro della tavola, Marco, tiene aperto il libro che contiene questo brano del suo Vangelo, che si riferisce proprio alla resurrezione di Cristo, in particolare alla visita delle tre Marie al sepolcro di Gesù, quando appunto partono e lo trovano deserto. Il brano è dal Vangelo di Marco 16, 1, e questo è la traduzione, diciamo così, non letterale, perché l'ho presa da una Bibbia, passato il sabato, da una Bibbia tradotta in italiano. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salomè comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. In illo tempore, Maria Magdalene, Maria Jacobi e Salomè emerunt aromata, eccetera. Ecco, quindi questo libro aperto all'osservatore, che può e sa leggere, richiama proprio l'immagine della resurrezione di Cristo, che lascia il sepolcro vuoto quando le tre Marie vanno a visitarlo. C'è quindi un gioco molto sapiente, molto, molto sofisticato, se vogliamo, tra la scrittura e l'immagine. Questo ci dice che questo pittore, ma i pittori del Trecento in generale, erano intanto colti e che sapevano quindi costruire anche dei richiami interni all'opera attraverso le scritture. Ricordo che la scrittura, adesso in generale, nell'arte medievale è uno dei temi più presenti e fondamentali. La scrittura echeggia il verbo incarnato, cioè Cristo, ed echeggia di fatto poi tutto un meccanismo legato alla creazione del mondo e la creazione dell'opera, così come abbiamo visto con l'arca. E quindi è la parola in qualche modo che crea l'immagine. Sintetizzando quella che è stata una grande, diciamo, un grande tema dell'arte cristiana medievale, come arte che educa il popolo e quindi i fedeli, a partire da Gregorio Magno con le lettere a Serino di Marsiglia, per terminare, anzi proseguire con Bernardo di Chiaravalle e via discorrendo. Secondo me siete un po' stanchi e quindi io sorvolo su questo e volevo solamente farvi vedere un'opera di Catarino. Alcune di queste sono qui. Questa in realtà non è qui nella Galleria dell'Accademia. Spero che non me ne vogliate. Giulio Maria Elia non me ne vorrà se chiudo con questa. Cioè, però è sempre a Venezia, alla Querini. È l'incoronazione della Vergine, che vedete è interessante perché Catarino, pittore veneziano, firma insieme a Donato, cioè quest'opera che viene realizzata nel 1372, nel mese di agosto, Donatus et Catarinus pixit. Ora, in realtà, Donato e Catarino pixerunt, cioè il verbo qui è al singolare.
In realtà un'ipotesi interessante è che questa formula fosse già in uso, largamente in uso e circolante. Prima pensavamo tra i pittori senesi, in realtà probabilmente no, perché il fatto di averla trovata anche qui, significa che era una formula che era diffusa. Era diffusa, dicevamo appunto, tra i senesi, Tondino e Andrea Mifecit. Queste sono alcune delle firme plurali, multiple che abbiamo, ma che firmano sempre con il verbo al singolare, addirittura anche nella tomba del vescovo Tarlati ad Arezzo, Agostino Giovanni e Angelo, Pietro Ambrogio Lorenzetti in una iscrizione tramandata che stava forse all'ospedale di Siena, addirittura i maestri del ferro, Petruccius Betti et Francis Filius Seius Designis Mefecit. Questa è una ricerca che riporto da un lavoro molto interessante fatto da Giampaolo Ermini. Ecco, il quale ha ipotizzato nell'ambiente qual era la fonte, o forse era una formula talmente diffusa che anche Dante, nell'inferno, prima di entrare, trova scritto sulla porta di accesso: giustizia mosse, il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Sono tre i soggetti, ma il verbo è il singolare. Queste parole di colore oscuro vidi scritte al sommo di una porta. Ecco, questa probabilmente è uno dei temi che ci devono far riflettere quando, per esempio, parliamo di errori nel latino, nel volgare, di artisti medievali. In realtà, tutto ciò che noi di solito identifichiamo come errore è frutto solo ed esclusivamente della nostra ignoranza, cioè della incapacità che abbiamo di capire quali sono le motivazioni di determinate formule. E quindi questa formula che vede il plurale al posto i soggetti al plurale, ma al singolare, il verbo, in realtà non è un errore, ma un uso, una consuetudine che addirittura uno dei poeti, forse tra i più alti, soprattutto il più alto del tempo medievale, aveva adottato lui stesso nella Divina Commedia. Io qui mi fermo per non tediarvi oltre. Grazie. Sono previste, non Vogliamo so se ci lasciare sono delle. spazio per qualche domanda? Qualcuno di voi vuole fare un quesito? Il professore è a disposizione. L'ho stroncato. Distrutti. Tutte ste firme, non ne volete più. Vi salutiamo, vi ringraziamo, vi aspettiamo il 23 Grazie. novembre. Buona serata.